Salve fisici. Benvenuti alla sesta e ultima lezione del corso divulgativo di Relatività Generale. Oggi, prima di tutto, cercheremo di colmare alcune lacune su argomenti che ci siamo un po' lasciati alle spalle, come ad esempio il redshift gravitazionale e le onde gravitazionali. Successivamente cercheremo un po' di vedere quali sono gli argomenti un po' di frontiera della relatività generale, parleremo ad esempio di viaggi nel tempo all'interno della metrica di Kerr e infine parleremo un po' di quali sono i problemi della teoria, cioè gli aspetti non ancora risolti legati soprattutto a una visione quantistica della fisica moderna. Ma iniziamo col redshift gravitazionale. Si tratta in realtà di un test classico, non l'ho voluto però affrontare nell'ultimo video perché gli argomenti erano già abbastanza. Fondamentalmente parliamo di un rallentamento del tempo in prossimità della presenza di gravità. Il rallentamento del tempo, detto anche dilatazione dei tempi, è un fenomeno che si verifica già in relatività ristretta. Quando abbiamo un sistema di riferimento che si muove con una certa velocità v, solitamente il fenomeno è apprezzabile a velocità vicine a quella della luce, abbiamo che sul sistema di riferimento in movimento gli orologi risultano rallentati rispetto a un osservatore che veda il sistema in movimento. Questo avviene come conseguenza delle trasformazioni di Lorentz di cui abbiamo parlato nel primo video. Tuttavia non vorrei addentrarmi troppo nella descrizione tecnica del problema. Sappiate semplicemente che con l'avvento della relatività ristretta il tempo non assume più questo valore assoluto, nel senso che il tempo non trascorre più allo stesso modo in ogni sistema di riferimento. Ci sono sistemi di riferimento nei quali il tempo scorre diversamente, con velocità diversa rispetto ad altri sistemi di riferimento. Dal momento che la relatività generale è un'estensione della relatività ristretta all'interno di sistemi che non sono più inerziali, ma appunto sono descritti da uno spazio-tempo curvo, abbiamo che in certe condizioni è possibile osservare una variazione nella velocità dello scorrimento del tempo all'interno dei sistemi che si trovino in prossimità di una curvatura, quindi in pratica vicini a un campo gravitazionale. È possibile dimostrare che in prossimità, ad esempio, di una massa con simmetria sferica, il tempo scorre più lentamente rispetto a un punto che si trovi a maggior distanza rispetto a tale massa. Quindi, in altre parole, in un punto che si trovi in un campo gravitazionale intenso, il tempo scorre più lentamente rispetto a un punto che si trovi in un campo gravitazionale più debole. E tutto questo si può ricavare proprio effettuando i calcoli all'interno della metrica di Schwarzschild. Ma la cosa interessante è che il fenomeno è osservabile sperimentalmente. Come si potrebbe fare? Ad esempio prendendo una sorgente luminosa che abbia una frequenza ben precisa. Se noi prendiamo questa sorgente luminosa e la osserviamo all'interno di un certo campo gravitazionale, misureremo una frequenza, ma la frequenza si può vedere anche come direttamente collegata allo scorrere del tempo, dato che la frequenza indica esattamente il numero di creste dell'onda che arriva nell'unità di tempo. Se il tempo scorre più lentamente, automaticamente la frequenza si deve abbassare. Pertanto, se noi osserviamo la stessa sorgente di cui conosciamo la frequenza all'interno di un certo campo gravitazionale e poi rilasciando invariata la sorgente la immergiamo in un nuovo campo gravitazionale più forte, dovremo osservare una diminuzione della frequenza, e questo effettivamente si osserva. E questa è un'altra prova molto importante della validità della teoria della relatività generale. Oltretutto il fenomeno non è solo interessante da osservare, ma è assolutamente necessario tenerne conto all'interno di certi dispositivi, come ad esempio i GPS. Per avere un'accuratezza nella misura della posizione, ad esempio di una persona sulla superficie terrestre, da una enorme distanza come può essere quella di un satellite che serva per il GPS, bisogna per forza tener conto della variazione dello scorrimento dei tempi in prossimità del campo gravitazionale terrestre, dal momento che il satellite si trova in un punto in cui il campo gravitazionale è molto più debole rispetto a quello che troviamo sulla superficie terrestre. Il secondo argomento di cui vorrei parlare oggi sono le onde gravitazionali, argomento ovviamente molto importante, dal momento che il 14 settembre 2015, a quasi un secolo dalla previsione da parte di Einstein delle onde gravitazionali, è stata rivelata la prima onda gravitazionale, che certamente proviene dalla collisione fra due buchi neri a
centinaia di milioni di anni luce di distanza da noi. Anzi, per la precisione, 1,3 miliardi di anni luce dalla Terra. Che cos'è un'onda gravitazionale? Fondamentalmente, dobbiamo sempre ricordarci che noi abbiamo la nostra equazione di campo di Einstein, che abbiamo visto nel penultimo video, cioè nel quarto video, che descrive come la curvatura dello spazio-tempo è legata alla presenza di massa-energia e come a sua volta il modo in cui la massa-energia si comporta è dovuta alla curvatura dello spazio-tempo. Questa è un'equazione importantissima perché è alla base di tutta la relatività generale, in particolare delle onde gravitazionali. Ma come si fa ad arrivare a prevedere le onde gravitazionali a partire dall'equazione di campo di Einstein? Concretamente si svolgono dei passaggi matematici sull'equazione di campo di Einstein e si riesce a far vedere che da essa deriva una seconda equazione che si chiama equazione linearizzata di Einstein, un'equazione in cui quindi la curvatura dello spazio-tempo dipende dalla presenza di massa e energia in un modo più semplice. Questa equazione ha varie soluzioni, tra cui delle soluzioni che si dimostrano essere soluzioni di tipo ondulatorio, quindi sono delle vere e proprie onde, in un modo molto simile in cui le onde elettromagnetiche risultano come soluzioni delle equazioni di Maxwell. Un'onda gravitazionale quindi non è altro che un'onda di curvatura, ed è per questo che sono molto diffuse immagini in cui effettivamente si vedono delle onde, come quelle che si formerebbero su uno specchio d'acqua. Tuttavia dobbiamo ricordarci sempre che sono immagini che semplificano la cosa, dal momento che lo spazio-tempo è quadridimensionale e quindi bisogna sempre immaginarsi delle onde che si propagano all'interno di uno spazio-tempo che ha quattro dimensioni. Tuttavia la cosa interessante è che effettivamente le onde gravitazionali, nonostante il fatto che si propaghino nello spazio-tempo che è quadridimensionale, hanno un effetto anche nello spazio tridimensionale e sta qui la vera novità, nel senso che noi effettivamente possiamo misurare come queste onde provochino una variazione concreta della distanza tra i punti nello spazio tridimensionale. Quindi, se io ho ad esempio un oggetto lungo un metro e questo oggetto viene attraversato nel modo corretto dalle onde gravitazionali, effettivamente la distanza fra ad esempio i due estremi di questo oggetto varia di pochissimo, ma varia quando l'oggetto viene attraversato da un'onda gravitazionale. E quello che viene fatto all'interno di quegli enormi interferometri che costituiscono i centri di ricerca come il LIGO o il Virgo a Cascina in provincia di Pisa è di misurare questa microscopica, veramente minuscola, variazione tra la distanza di due punti dello spazio. Ovviamente la distanza cambia in un modo molto molto tipico. L'onda che è stata rivelata qualche anno fa è sicuramente un'onda gravitazionale, ma solo perché ha una forma tipicamente correlata con quel fenomeno. Oltretutto parliamo di variazioni di distanze veramente minuscole, e qui sta veramente la difficoltà nel rivelare tali distanze. Parliamo di distanze dell'ordine della frazione del diametro di un protone. Quindi, per arrivare a certe misure così precise e accurate, c'è bisogno di un enorme lavoro di pulizia del segnale. Come mai oltretutto le onde gravitazionali sono veramente importanti? Il motivo è che si propagano praticamente in tutto l'universo. Oltretutto possono provenire onde gravitazionali anche da quelle zone di universo dalle quali non ci arriva radiazione elettromagnetica. Oggi probabilmente non ce ne rendiamo ancora conto bene fino in fondo, ma in futuro, in un futuro abbastanza prossimo, le onde gravitazionali rappresenteranno uno strumento di indagine dell'universo importantissimo. Arriviamo ora a parlare finalmente di viaggi nel tempo, però non vorrei parlarne in un modo troppo generale, ma vorrei parlare direttamente della metrica di Kerr. Si tratta di una soluzione delle equazioni di campo di Einstein, esattamente come la metrica di Schwarzschild, ma a differenza di questa corrisponde a un corpo che abbia una rotazione intorno al proprio asse, come potrebbe essere ad esempio un buco nero rotante. E questa soluzione è molto particolare, come mai? Perché si scopre che un corpo celeste come un buco nero che abbia una certa rotazione intorno al proprio asse, se ha una velocità ben definita, quindi se il rapporto tra il momento angolare e la sua massa, ma qui entriamo nel tecnico, è di un certo tipo, allora si ha che la metrica possiede due orizzonti degli eventi, quindi non più un orizzonte come nella metrica di Schwarzschild, ma due orizzonti che possiamo immaginarci come uno all'interno dell'altro. Si tratta quindi di due orizzonti degli eventi di questo tipo. Le zone comprese all'interno degli orizzonti hanno
dei nomi ben specifici. L'universo esterno si chiama blocco 1 di Kerr. Quindi noi fondamentalmente ci troviamo in questo blocco 1, che è l'universo esterno. All'interno del primo orizzonte degli eventi, ma all'esterno del secondo, troviamo il blocco 2 di Kerr. Mentre all'interno del secondo orizzonte troviamo il blocco 3. Ci sarebbero varie cose da dire sulla metrica di Kerr. Ad esempio potremmo parlare dell'ergosfera con un conseguente fenomeno di trascinamento dello spazio-tempo, oppure potremmo parlare del processo di Penrose che ci permette di estrarre dell'energia dal buco nero attraverso un rallentamento della sua rotazione, ma di questo parlerò in un video futuro che sarà dedicato interamente alla metrica di Kerr. Per adesso vorrei solo parlare di un fenomeno interessante che avviene all'interno del blocco 3. In pratica, analizziamo un attimo che cosa succede quando noi cerchiamo di dirigerci nel blocco 3 del buco nero di Kerr. Allora, la cosa interessante è che il primo orizzonte, quello più esterno, dall'esterno si comporta più o meno come un orizzonte dell'evento di Schwarzschild, nel senso che effettivamente noi più ci avviciniamo, più siamo portati, più siamo costretti, diciamo, a dirigerci verso il centro del buco nero. E come con Schwarzschild, quando ci troviamo proprio sull'orizzonte, dobbiamo inevitabilmente entrare nel buco nero. Tuttavia, una volta che ci troviamo nel blocco 2, la geometria dello spazio-tempo, quindi la curvatura, è tale che noi siamo costretti ad avanzare inesorabilmente verso il blocco 3. Cioè noi qui abbiamo che tutti i coni di luce sono rivolti verso il secondo orizzonte degli eventi, cioè in questo modo. Quindi noi qui siamo, non abbiamo scelta, fondamentalmente andiamo avanti e inesorabilmente finiamo sul secondo orizzonte. Ma qui adesso avviene la vera differenza rispetto a Schwarzschild, perché una volta che io arrivo qui, ovviamente sono costretto a entrare anche nel secondo orizzonte, ma il blocco 3 di Kerr è un mondo particolarissimo, è una zona nella quale io, cioè una qualsiasi persona, un qualsiasi osservatore che si diriga all'interno del blocco 3, si può muovere liberamente, non è più costretto a finire nella singolarità e finire schiacciato nel centro del buco nero. Abbiamo sempre una singolarità che tra l'altro è a forma di anello, quindi si dimostra proprio che la singolarità del buco nero di Kerr è un anello. Ma questo anello è facilmente evitabile. Una persona che si trova all'interno del blocco 3 si può tranquillamente muovere come vuole. Ma c'è di più. La cosa interessante è che c'è un teorema che dice che dati due eventi all'interno del blocco 3 di Kerr, quindi due eventi, ad esempio questi due eventi verdi, c'è sempre una traiettoria spazio-temporale diretta verso il futuro che li unisce. Quello che voglio dire è che dati due qualsiasi eventi, quindi dato un primo evento definito da tre coordinate spaziali e una coordinata temporale, dato un secondo evento definito sempre da tre coordinate spaziali e una temporale, c'è sempre una linea diretta verso il futuro che parte dal primo evento e arriva al secondo. Questo significa esattamente che noi possiamo sempre passare da un evento all'altro in un modo fisico, cioè noi possiamo scegliere una certa traiettoria nello spazio-tempo in modo da collegare questi due eventi. Ma questo cosa implica? Che una volta che io arrivo sul secondo evento, posso di nuovo applicare il teorema e ritornare al primo evento, perché ci sarà sempre un'altra linea, una linea generale diversa dalla prima, che collega il primo evento al secondo, cioè il secondo al primo. La conseguenza quindi è che all'interno del blocco 3 di Kerr si può viaggiare nel tempo, e si può proprio fare, nel senso che c'è proprio un teorema che dice che si può fare. Adesso la domanda è, ma questa metrica di Kerr rappresenta fisicamente la realtà? Beh, perché no? Nel senso che comunque è una metrica che rappresenta una massa che stia ruotando intorno al proprio asse e quindi sicuramente è la miglior descrizione che abbiamo per adesso di un buco nero rotante. Quindi effettivamente dal punto di vista matematico si dimostra che esiste una zona nel nostro universo che è raggiungibile, che è soprattutto raggiungibile dall'esterno perché noi ci troviamo nel blocco 1 e in linea di principio vedendo un buco nero di Kerr potremmo tranquillamente entrare, nella quale si può viaggiare nel tempo. Naturalmente, dove sta l'inghippo? Beh, da qui non si può più tornare indietro, perché abbiamo detto che in questa zona tra i due orizzonti degli eventi siamo costretti a muoverci verso il blocco 3. Quindi noi, una volta che entriamo qua dentro, rimaniamo qui e non possiamo più uscire. Però possiamo viaggiare nel tempo. In linea teorica potremmo andare lì con una civiltà e creare tutto un sistema,
una società nella quale siano permessi i viaggi nel tempo. Per concludere il nostro corso vorrei parlare un attimo di quali siano i limiti della teoria della relatività generale. Perché nonostante la teoria sia molto bella, molto elegante matematicamente e spieghi molto bene una larghissima classe di fenomeni, purtroppo la teoria non ha una base quantistica. Che cosa significa? Significa che la teoria della relatività generale non si riesce a far emergere da una descrizione microscopica, cioè quantistica, della fisica. È infatti al giorno d'oggi largamente accettato che qualsiasi teoria fisica debba fondarsi sulle leggi della meccanica quantistica, esattamente come lo fa il modello standard delle particelle elementari. Tuttavia, la relatività generale non ha questo tipo di base. Non è compatibile proprio con la meccanica quantistica stessa. E questo è un problema a cui stanno lavorando migliaia di persone in tutto il mondo, proprio in questo momento. Esistono vari tentativi di formulare teorie di gravità quantistica. Tuttavia non si tratta ancora di teorie che in qualche modo risolvono il problema alla base, cioè quello di trovare un'unica grande teoria dalla quale emerga tutto quanto in modo coerente. Si tratta comunque di un dibattito abbastanza aperto al giorno d'oggi e ancora abbastanza acceso. E con quest'ultima scoperta delle onde gravitazionali il dibattito è diventato ancora più acceso, perché finora si è sempre pensato che la meccanica quantistica regolasse i meccanismi alla base della fisica, quindi quando si parlava di atomi, nuclei di atomi, eccetera, la meccanica quantistica doveva un po' essere la regina dei vari sistemi microscopici. Tuttavia, le onde gravitazionali hanno dimostrato che esistono fenomeni di relatività generale che avvengono su scale di distanze piccolissime, parliamo appunto di frazioni del diametro del protone. E quindi c'è da chiedersi, ma qual è la vera teoria fondamentale? La meccanica quantistica o la relatività generale? Esiste tuttavia una teoria che in qualche modo accontenta entrambe, sia la meccanica quantistica sia la relatività generale. E si tratta della teoria quantistica dei campi su spazio-tempo curvo. In pratica, tale teoria descrive semplicemente come dovrebbero avvenire i fenomeni di interazione fra particelle, fenomeni tipicamente descritti dalla teoria quantistica dei campi, però in presenza di un campo gravitazionale fissato, cioè in presenza appunto di uno spazio-tempo curvo. In pratica noi cerchiamo di prendere la teoria quantistica dei campi e di ambientarla su uno spazio-tempo che sia appunto incurvato. Ed effettivamente si trovano dei fenomeni nuovi, ad esempio tutta la termodinamica dei buchi neri e la radiazione di Hawking derivano da questo tipo di descrizione. Si tratta tuttavia di una descrizione che non ci può assolutamente soddisfare del tutto, proprio perché il campo gravitazionale alla base è prefissato e noi vediamo solo di conseguenza come la teoria quantistica dei campi si comporta. Altri tentativi di far proprio emergere la gravità come un'interazione di tipo quantistico, partendo da una teoria più fondamentale, ad esempio, è la teoria delle stringhe. Ma anche questa teoria presenta numerosi problemi concettuali, principalmente per il fatto di non avere delle prove sperimentali, delle previsioni sperimentali legate direttamente ad essa. Penso comunque di aver già detto abbastanza cose per questo video, quindi vorrei approfittarne ancora una volta per ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito fin qua in queste 6 lezioni. Devo dire che è stata una certa soddisfazione vedere così tante persone guardare i video, mettere like, scrivere commenti, porre domande, perché insomma al giorno d'oggi trovare gente disposta a rimanere davanti a YouTube per vedere cose di scienza è veramente bello. Ci vediamo al prossimo video e sappiate solo che farò in futuro probabilmente altri video su questi argomenti visti un pochino più nel dettaglio, quindi parlerò sicuramente di teoria quantistica dei campi in spazio-tempo curvo nel dettaglio, parlerò di metrica di Kerr, di onde gravitazionali. Per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video.